mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Il profeta è inviato ai poveri, che non sono tanto una classe sociale, ma sono quelli che diventeranno sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio. Sono questi gli interlocutori di Dio che si incontrano lungo la strada e non più nel Tempio, che ai tempi di Isaia non è stato ancora ricostruito. Ed è per questa ragione che solo mettendosi in cammino il lieto annuncio può arrivare a destinazione, al punto che potremmo dire che camminare è evangelizzare. E si capisce il perché. Se qualcuno per un attimo ripensa alla sua esperienza di una passeggiata, il camminare ci fa comprendere perché camminare è evangelizzare. Camminando infatti lo sguardo si affina. Quando si va a piedi, non in macchina, non in moto, né con l'aereo, quando si cammina a piedi si diventa più sensibili ai dettagli del paesaggio, più disponibili all'incontro con tutto e con tutti, capaci di scoprire, cammin facendo, una bellezza che non si immaginava. Per questo sarà capitato anche a voi una passeggiata, una semplice passeggiata, ci restituisce quella pace e quella sapienza che ci mancavano. Una passeggiata, fosse pure un'escursione in montagna, perché questa situazione umile, gratuita, senza uno scopo, ci consente di interrogarci su noi stessi e sulle relazioni che intessiamo. Ci fa venire alla mente quella cosa che avevamo sulla punta della lingua e che non riuscivamo mai a tenere avanti. Basta veramente una semplice passeggiata per essere nel mondo come non siamo mai stati. Credo dunque che, fuori di metafora, l'arte del camminare riguardi ogni cristiano e la Chiesa nel suo intero. Non a caso, da Papa Francesco, in cammino sinodale. E lo si capisce questo dagli effetti che strada facendo si sperimentano. Ne vorrei evocare tre di effetti che si sperimentano quando smettiamo di correre, di viaggiare e ci rimettiamo a camminare per le strade dei nostri centri, delle nostre parrocchie, delle nostre comunità. Il primo effetto è lo stupore, che è uno sguardo lungo e innocente sull'oggetto, diceva un filosofo di nome Adorno. Uno sguardo, lo stupore, lungo e innocente. Uno sguardo lungo, cioè non fugace, non un'occhiata rapace per passare ad altro, ma qualcosa che si prolunga e per questo ci consente finalmente di vedere. E uno sguardo non solo lungo, ma anche innocente, cioè disinteressato, gratuito. Per questo vorrei dire, questo sguardo lungo, cioè profondo,
e innocente, cioè non orientato a un qualche scopo, ci fa cambiare, perché ci aiuta a sperimentare lo stupore. E per questo mi verrebbe da dire: beati noi quando, cammin facendo, sperimentiamo più lo stupore che la delusione, e diventiamo così più magnanimi che risentiti. Beati quelli che intendono la Chiesa non come una bancarella con dei gadget religiosi da distribuire, ma appunto come uno sguardo lungo e innocente. E c'è un secondo effetto, oltre lo stupore, che si sperimenta strada facendo, ed è il rischio. Infatti, quando si cammina, magari senza il GPS, senza cioè il navigatore o qualche altro atlante, siamo sempre esposti all'incognito. Accade che ci si possa perdere. E a parte il fatto che quando ci si perde, forse quelli sono i momenti più creativi, perché in qualche modo siamo costretti ad uscire dalla routine e a cercare finalmente di capire dove ci troviamo. In ogni caso, proprio l'imprevedibilità della vita ci fa persuasi che non è dietro, cioè da dove veniamo, ma è avanti, cioè dove stiamo andando, quello che ci attende. E allora il rischio diventa anch'esso qualcosa di positivo, perché ci definisce come persone che sanno attendere piuttosto che mollare la presa. Noi pastori valiamo per quello che attendiamo. Siamo infatti dei piccoli mediatori. Facciamo, se ci si pensa bene, cose piccole. Segnaliamo con i nostri gesti colui che deve venire. Ma quando ci poniamo in questi termini, come coloro che attendono, allora anche la piccolezza del nostro servizio, la banalità spesso quotidiana, acquista un significato. E da ultimo, cammin facendo, non si sperimenta solo lo stupore e il rischio, ma anche il fatto di diventare complici del miracolo che Dio continuamente fa accadere. Ogni volta che siamo in grado di ripetere a noi stessi e soprattutto alla gente che è affidata alle nostre cure che ne vale la pena, ripartiremo più liberi e più coraggiosi rispetto a tutto quello che sfigura il nostro tempo, che per quel che riguarda il nostro territorio ha significato una serie di eventi che ci hanno sfibrato: il terremoto, il Covid, ora la guerra. Ma se diventeremo complici del miracolo che Dio continuamente fa accadere, tutto ciò che sfigura la nostra umanità può essere ricondotto a salvezza. Concludo dunque: camminare è evangelizzare. E potremmo dire anche il contrario: evangelizzare è camminare. Resta una domanda che ci trafigge alle spalle, tutti, senza distinzione, popolo e pastori: ma da quanto tempo non gironzoliamo più per le strade fischiettando, o non percorriamo scorciatoie silenziose con un filo d'erba tra le labbra e basta, senza fretta né altre pretese?